La situazione è davvero drammatica, rischiamo di perdere un patrimonio culturale importante e milioni di euro trasferiti dal governo centrale in Abruzzo, che vengono spesi in Abruzzo per la cultura. La cultura è un investimento sulla civiltà e perdere questo patrimonio sarebbe veramente grave. Un silenzio assordante quello dei musicisti dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese, oggi sul palco del ridotto del Teatro Comunale. Da 5 mesi sono senza stipendio, in vana attesa che la Regione Abruzzo stanzi 800.000 euro, senza i quali lo Stato, tra l'altro, non metterà gli 1,5 milioni di euro del Fondo Unico dello Spettacolo. Il 28 luglio la protesta, ben più rumorosa, si sposterà fuori il Consiglio regionale. Per ora tacciono gli strumenti e molte date sono state cancellate perché l'istituzione sinfonica non ha più nemmeno i soldi per pagare le EMPALS. Purtroppo a livello regionale ci siamo resi conto, ma già da anni, che al momento pensano che la cultura non sia fondamentale, ma questo è un discorso fatto tempo addietro anche dallo Stato. Invece la cultura è fondamentale per la Regione Abruzzo e anche per lo Stato, perché senza cultura sappiamo bene che comunque il mondo è piatto. E sicuramente gli 800.000 euro che servono all'istituzione sinfonica abruzzese, lo ripeto, servono perché legati anche al FUS a livello nazionale.